Ciao gente, benvenuti in un nuovo video. Oggi il video della spesa di febbraio che mi arriverà oggi, però ovviamente durerà tutto febbraio. E vi sto per far vedere una cosa che mi ha fatto venire il satanismo, nel senso che è arrivata una rata del riscaldamento. Sapete che io sono sempre, sempre tutto spento. Eppure, ragazzi, anche se vi congelate le chiappe, dovrò pagare 275,76 euro, di cui quota energia di consumo involontario. Cioè, involontario, posso capire qua, servizi, praticamente il fisso della gestione, che comunque 102 è una bella botta, però vabbè. Ma quota di energia involontario, cioè consumo involontario di cosa? Sono tenuto sempre su zero, comunque poi mi incazzerò come una bestia con questi. E poi niente, poi sono arrivate tutte le bollette insieme oggi. Quindi internet, gas, luce, sta cazzo di rata di merda, scusate, metterò il beep. Cioè, ma veramente adesso la team mette la figurina dei calciatori attaccata alla bolletta. Attacca questa. Scritto al contrario. Cioè, veramente siamo. Oh mio Dio, c'è la figurina veramente. Non ho parole. Comunque, niente, aspettiamo la spesa intanto che aspetto. Cazzo, come una bestia con questi. Ragazzi, intanto che aspettiamo il corriere che arriverà alle 3 più o meno, dalle 3 alle 4. Guardiamo il frigo. Beh, comunque alcune cose ce l'avevo ancora. Ancora un po' di limoni, qualche carota e broccolo che ho preso. Praticamente l'ho preso extra. E poi niente, praticamente. Qua abbiamo ancora delle cose che non ho ricomprato, giustamente. Se le ho ricomprate, adesso non mi ricordo se le ho ricomprate perché poi le devo regalare comunque. Ad esempio questo di latte di capra, ce n'è un goccino che poi finirò. Ancora avanzato la maionese. Queste panine le ho comprate addirittura l'anno scorso perché avevo degli ospiti l'anno scorso. Poi niente, alla fine ne hanno mangiata una. Però scadono a marzo, poi niente. Alcune cose sono ancora. Le ho prese l'altra volta. Le uova da 30 sono avanzate queste. Infatti, ne ho prese un po' meno. Anzi, qua ancora dei prodotti cosmetici da togliere. E niente. Ok, gente, mi girano ancora fortemente le palle per il riscaldamento. Comunque, è arrivata la spesa di qui. Di qui, questa è la mia spesa, un casino di roba, guardate. È la mia spesa di febbraio 2021, quindi è venuta oggi, però mi durerà ovviamente per tutto il mese. Ho fatto anche scorte di acqua, carta igienica, maxi rotolone. E adesso, per mio grande divertimento, che queste cose qua da fare sono da esaurimento, vediamo ogni pezzo che ho comprato. Yuppie! Inizierei da subito dai sacchetti blu, che sono quelli con i surgelati, così li mettiamo via, altrimenti si scongelano. E vediamo cosa ho comprato. Allora, gente, mi sono già preparata il sacchetto per la plastica e il sacchetto per la carta, perché così butteremo i rifiuti subito. Allora, come surgelati stavolta ho preso queste cose, ho preso pizze, perché c'era lo sconto della pizza. Ho preso Esselunga Equilibrio. Margherita surgelata integrale, ve la consiglio anche, soprattutto se siete anche a dieta. 600 calorie se la mangiate tutta, quindi ultra light come pizza. È buonissima, veramente ottima. Poi ho preso questa che invece non è light, quella ristorante pizza 4 formaggi. Non so se me la mangerò io o la regalerò, devo decidere. Era scontata 1,90 euro. Poi ho preso due margherite biologiche. Queste qua sono veramente ottime, ce ne sono due per scatola, ve le consiglio. E poi ho ricomprato questi che sono buonissimi, ragazzi. Gli hamburger di salmone con limone aneto, fantastici. Gente, vi consiglio di togliere subito le scatole per mettere nel freezer solo la pizza, tanto la si riconosce più o meno, così queste le buttate non vi fanno spazio. Che ragazzi, vado un pochino veloce oggi perché sono già stanca e mi girano per la questione del riscaldamento. Vediamo cosa c'è in questo sacchettino qui. Crackers per pappagallino, perché questi devo dare. Scusate se zozza, però la cambio dopo perché adesso devo appoggiare le cose, ovviamente.
Questo qua sono per il pappagallino di mio padre che si chiama Woody. Poi, qua non ci sono cose da mangiare. La ricarica Dove. Ah sì, c'è anche cibo. La pasta Rummo. Delle penne a gel che mi servivano. Poi una passata. Questi qua di datterino, buono siciliano. Mettere un po' a posto sta roba. Poi la mia maionese preferita, la The Valley. Questa qua è ottima perché ha 60% in meno di grassi, ragazzi. Quindi light mi piace più delle altre. Ok, questo sacchetto è finito. Ok, abbiamo aperto un altro pacco. Madonna, quanta roba devo mettere lì. Cominciamo da qui. Ho preso lo yogurtino, questo qua è buonissimo, con latte di fieno biologico. Presi tre, poi ho preso il Camembert che era buonissimo, ragazzi. Devo fare una ricetta, ve la farò vedere. Il sugo ai funghi della Giovanni Rana, una ricottina bio, una mozzarellina biologica di bufala, una ricottina di pecora, non l'avevo mai mangiata quella. Il mio Vallée Omega 3 sempre, due parmigiano bio, l'Erdammer, si è fatto così che così, il mio salmone affumicato, e lo so, ragazzi, questo è uno dei miei vizi. Questo è uno dei miei vizi. C'è chi ha altri vizi, ho visto delle cose tipo il cibo. Poi il mio solito affettato light, quindi ho preso Belle Magre, che è il prosciutto migliore secondo me, costa anche poco. Poi un po' di rosso di tacchino, poi il Brésil, che è tipo bresaola, rosso di tacchino. Questa qui che costa un patrimonio, ma era scontata, la Brisavo della Valtellina. Questa Rigamonti che è veramente buona, mi piace. È una mortadellina, la sincera, 100% naturale. Poi ho preso questo che devo regalarlo. Si possono vincere le macchinine. Ok. Poi questo che lo devo regalare, ovviamente. Un po' di pesto buitoni, ne ho preso meno dell'altra volta perché ne ho ancora dell'altra volta. È più buono questo nella bustina tra i due, non so perché. E poi ho preso, beh, il Gordo, il Gorgonzola, che credo che sia forse tra tutti i formaggi il mio preferito. I miei formaggi preferiti sono Gorgonzola, Parmigiano, l'Erdammer e Ricotta. Cioè questi quattro principalmente. Poi ho preso questa mozzarellina bio perché ho voglia di farmi un po' di pizza, ho voglia di pizza, ho comprato pizze e voglio fare pizze. Poi c'era l'offerta del Giovanni Rana bio che costa sempre tanto, quindi ne ho presi diversi. Uno lo devo regalare, uno lo tengo per me. E niente, ho preso questi qua, che buono ragazzi, questo carne di manzo bio integrale, fantastico perché la sfoglia è ruvida. La sfoglia è ruvida ed è buonissimo anche questo qui, provatelo. C'è anche con un filo d'olio questo. Ricotta e spinaci burrata, è una roba buonissimissimissima. Questo è veramente fantastico. Allora, gente, hanno un altro pacchetto che era piccolo perché c'erano le uova, le mie solite 30 uova per la colazione. Poi questo era stra scontato. Mi sono fatta tentare, l'ho comprato ancora, ragazzi. Tanto io lo cucino, sapete che io lo cucino stra light e quindi mi sa che mi faccio un bis capodanno. E poi ho preso queste che ovviamente erano scontate del 30%. Ok, gente, se mi sentite ansimare è perché sono stanca, veramente. Oggi, ieri ho anche pulito di nuovo, poi riordinato. Vedrete molti video dove mi faccio il mazzo in questi giorni. Allora, ho preso, beh, gli agnolotti c'erano sconto, potevo non comprarli, ovviamente li ho comprati. Poi l'avocado, la zucca bio che è ottima, buonissima questa. Ci facciamo un risottino con questa. Poi la lattuga che mi mancava, l'astinenza di lattuga. Io una volta odiavo l'insalata, forse l'ho pure messo nel video i cibi che odio, però adesso mi piace la lattuga. Sto diventando una tartaruga, ragazzi. Poi ho preso il maiale della Naturama per fare le polpette e questi buonissimi hamburger biologici di bovino. Io ogni tanto la carne rossa me la mangio perché tendo a essere anemica, non sempre, però tipo un paio di hamburger al mese secondo me non fanno mica male. Poi le banane e poi vabbè, mi sono fatta tentare da questi fagottini, adesso me ne mangio uno
per consolarmi, ragazzi. Ogni tanto anch'io trasgredisco. Guardate che bel colore verde e guardate che bel colore arancione. Questo è buono, quanto è buono. Calcolate anche che adesso io aprirò tutte le confezioni e congelo varie cose, perché altrimenti mi andrebbero male, per un mese non durerebbero. Quindi la carne solitamente la faccio già i pacchettini con la carta da forno e la congelo. Gente, pensate che io sono stata vegana 2 anni, 2 anni e mezzo. Poi mi dovevano fare quasi le trasfusioni, quindi adesso sinceramente onnivora, stra onnivora e felice. Assolutamente. Se volete vi faccio un video sulla mia esperienza da vegano, da vegana. È allucinante, non mi sono trovata per niente bene, anche se vabbè, fino a quando uno mangia una briochina vegano, che mangiare sempre vegano a me non è piaciuto. Intanto mangiamoci uno di questi, l'ho messo un attimo nel microonde. Ragazzi, ottimo, adesso mi faccio merenda. E poi continuo a mettere via la spesa. Buono questo fagottino, ragazzi. Comunque, intanto vediamo anche le cose sane che ho comprato. Ho comprato anche delle cose sfiziose stavolta, perché devo fare dei video. Ho preso comunque il basilico, i carciofi, basilico 3, poi le cipolle, i limoni, questo specie di cavolo, carino, bio, le carote, poi questo di kiwi, questa cassetta di kiwi che dividerò, 40% ce n'è un casino, le arance stupende. Le cipolle rosse, che è un cibo fantastico. Questa insalata che probabilmente devo regalare. Il miele e gli omega 3. Ok, gente, adesso vi faccio vedere che cosa c'era nel pacco, non mi ricordo più che numero. Vabbè, i pinoli, così mi faccio il pesto. Il pane, questo qui, buonissimo, morbido, integrale, bio. Il miele ne ho presi due, più quello di prima. La salsa tonnata, questa è quella che ha meno sale e meno schifezze tra tutte quelle proposte. Io ho guardato tutti gli ingredienti, quelle a volte di marca hanno più robaccia. Poi quella salsa verde piemontese, questa qui, il bagnetto verde, il Weetabix. Poi ho preso i Special K chocolate che c'era lo sconto, questa è chissà perché. Poi anacardi non salati. La Molisano, ho preso i radiatori. Guardate che forma strana che hanno. Buonissima la Molisana. E poi ho preso gli spaghetti quadrati. E poi il biscottino Plasmon che lo devo regalare. Poi ho preso due rubre. Ho preso due rubre. E questo tubo di Pringles perché ci volevo fare un video. Tra tutti i gusti Pringles la migliore è quella rossa. Perché tutti gli altri, li ho guardati tutti, hanno delle cose che non mangerei neanche se mi pagano. C'è un sacco di aromatizzanti, cose strane. Invece queste qui rosse, certo, è sempre un cibo che, cioè, non è cibo. Ogni tanto, però, tra tutte è il migliore. Ok, ragazzi, queste non sono dietetiche. Però dovevo fare un video. Cioè, voglio fare video di carnevale o fare un mukbang. E una invece la devo regalare. Quale mi tengo? Mi terrò questa, che forse è più. Questa è troppo carina, magari regalo questa. E niente. Ok, allora ho preso ancora la pasta molisana che stranamente era scontata, ragazzi, quindi ho fatto scorta perché è ottima. E quindi ho preso lo spaghettino, ho preso anche della pasta bianca. Poi ho preso cioccolato fondente, queste qua farfalle rigate integrali, poi un casino di riso integrale, questo qua è buonissimo, super veloce, della Gallo. Poi latte di capra. Il mio tonno preferito, non so che costa di più, però preferisco mangiarne meno, ma buono. Poi questi, però mi sa che devo regalare. Questa la devo regalare, la minestra. Un po' di farina. Questa è fantastica per fare una pizza sanissima, guardate quante cose buone dentro. Quella della Molisana per mescolarla a questa, che era scontata. Un po' di pasta, queste qui delle Emiliane Barilla, i cappelletti, i tortellini, perché questi me li tengo come cibo quando comincia a scarseggiare, tipo a fine febbraio, quando ho meno cose nel frigo. Questa pasta secca è fantastica perché avete un piatto unico. Il mio salmone, ovviamente, il tè verde sempre, questo qua è più buono di tutti, Pure Essentials. Poi ho preso un po' di olio di semi di lino, che questo fa molto bene alla pelle, però io me lo mangio a colazione.
un sughino bio. Il mio sugo, quello lì al tartufo, ricotta e tartufo, mi piace. Questo era scontato, le polpette e salsiccia, che mi piace parecchio. Bene, gente, allora concludiamo con le bustine di cibo per Buri, anche lui ogni tanto le mangia queste, ma veramente ne mangerà 2 o 3 al mese. Comunque ho preso il pacco convenienza perché costava meno. Poi ho preso un po' di cose per i denti, però non sono tutte per me, alcune cose le devo dare. Per me ho preso questo spazzolino nuovo della Colgate in bambù, cioè non vedo l'ora di provarlo. Questa candelina alla vaniglia, sinceramente la pensavo molto più grande. Comunque, poi ho preso Iodosan e placche carie. Boh, erano scontati, ragazzi, quindi ne ho approfittato. Poi ho preso il Napisan, questo qua è perfetto. Il mio Nivea per farmi la doccia. Due di queste acqua di rose. Che c'era lo sconto, questa io la mescolo con l'idrolato come se fosse un conservante. Poi ho preso il Listerine perché ogni tanto ultimamente avevo un po' di gengivite, allora ho voluto qualcosa che disinfettasse bene le gengive. E poi vabbè, la mia solita birretta, 3 birre al mese, dai, non è tanto. Come potete vedere, la spesa è tutta a posto, manca solo l'acqua. I miei soliti 3 cestelli della Norda e poi questo pacco enorme di carta igienica. L'altra volta ho preso la carta casa, stavolta la carta igienica. Così almeno, cioè ogni volta alterno, non è che compro sempre le solite cose, più o meno alterno. Ma ora la parte che aspettavate con ansia, ossia il concorso Grette Vinci. Gratta le ruote, se trovi 3 scritte identiche vinci il relativo premio. Questa volta faremo ancora sfiga? Saturno contro ci distruggerà la nostra solita fortuna in queste cose? Pazienza, noi ci proveremo lo stesso. Bene, gente, è il momento di grattare. Userò la mia moneta d'argento, 500 lire. Italiano, guardate quanto è figo il colore dell'argento. Ok, iniziamo a grattare. Ok, il primo ragazzi, niente di fatto, 5 euro, 10 euro, monopattino, monopattino. Il secondo nemmeno. Il terzo, 10, 10, monopattino, monopattino. Però c'è una buona sensazione. Niente di fatto, monopattino, bici, monopattino, 5 euro. Monopattino, bici, monopattino, cestino, bici, niente. 5, 10, monopattino, monopattino. Allora, monopattino, bici, 10 euro, monopattino. Che poi sto monopattino sarebbe che cosa? Qualcosa dove tu con la gambetta devi darti la spinta. Una cafonata. Neanche questo, 5, 10, monopattino, monopattino. Monopattino, bici, 10 euro, monopattino. 10, 10, monopattino, monopattino. Monopattino bici, monopattino 5 euro. 10, 10, monopattino, monopattino. Benvenuti nel nuovo vlog. Qua c'è. E oggi Anna non sta bene, tanto per cambiare, riuscirò a indossare, aiuto, questi leggings con i cuoricini che sono veramente cattivi, perché io da quando il giorno della spesa mi sono piegata da grandissima pirla, mi sono strappata la schiena e mi fa un male allucinante. Guardate che bella lampada di sole che ho trovato. Ho riordinato questo piccolo angolino, ma mancano ancora i cassetti. E ho trovato questa lampada di sale, questa era di là, però secondo me sta meglio qui, così ho sbaraccato tutta quella robaccia. E questa è quella che cambia colore, come quella sfera. Poi quel coso lì di Hemp, via. Sapete che in questi giorni sto mettendo via, quando trovo una cosa di Hemp mi viene tipo iconato e la devo togliere. O la venderò o la eliminerò, ma con me Hemp ha chiuso. Perché quando una persona o qualcosa o un ente o una società mi fa un torto, io la cancello completamente. Allora, mi sono messa qui la vitamina C,
Oh, momentaneamente ho messo quel candelabro, però ragazzi, qua è ancora tutto provvisorio. Devo anche liberare lì. Voglio mettere in ordine tutte le tisane, svuotare tutte le cose, mettere tutto a posto. Quindi adesso è ancora provvisorio perché fare questi lavori ci vuole il suo tempo. Non si riescono a fare tutti in uno stesso giorno. Se sentite Elena con la voce abbacchiata perché sta malino, sono quelle giornate decisamente no. C'è il mio amico piccione che reclama la sua dose giornaliera di briciole. Non ho ancora le briciole da scrollare la tovaglia, mi spiace. Oggi non sto bene, ragazzi, perché ho da un lato la gengivite perché mi fa male la gengiva. Mi succede perché tendenzialmente io ho poco ferro, quindi quando siete anemici e siete soggetti facilmente alle gengiviti e alle infezioni. Poi ho malissimo la schiena, lato destro, cioè stanotte ogni tanto non riuscivo a girarmi, cioè sono completamente bloccata, come i vecchi, cioè santo cielo, santo cielo. Questo è perché da un po' di tempo, adesso sono un po' di giorni che non mi allenavo, perché ho passato molti giorni a montare video. Ci sono dei video come quelli con i PNG, con tutte le chat, con le foto che devo andare a trovare i pezzi di video. Ahia, di mortacci, scusate. Che prendono veramente tanto tempo. A volte ci mettevo 5 o 6 ore a montarli tutti e stavo seduta come si dice, alla sedia, al PC e non avevo il tempo di allenarmi. Mi ha rovinato, ragazzi. Mi raccomando, fate sempre sport. Ok, gente, ogni volta che mi devo abbassare, vedo la Madonna, però sono riuscita a farmi un po' di pane tostato. Ok, cioè, per fortuna che sono discretamente giovane ancora. Dovrei sopravvivere, dico discretamente perché non mi sento giovane, nel senso che... Sapete quando i ragazzi, i ventenni, ma anche i teenagers, praticamente dicono che chi ha una certa età, cioè lo considerano già un po' vecchio, no? E non guardate qua, ragazzi, devo fare un botto di bucato, devo recuperarmi l'acqua. Ecco, secondo me hanno ragione, cioè non mi offendo quando uno di 20 anni sostiene che io sia vecchia perché non ha tutti i torti, cioè nel senso che quando io ne avevo 20 pensavo la stessa cosa di quelli della mia età adesso. E anche perché l'organismo non è più come prima. Questo è una cosa che vi volevo dire, una bella sorpresina di quando avrete più di 30 anni. Soprattutto se lo maltrattate, cioè se voi maltrattate un po' l'organismo a 20 anni, non si sente questa cosa. Dopo i 30 vi manda il conto subito. Subito. Comunque pazienza, dai. Vorrà dire che sarò un gran bel pezzo di mummia. Cioè, comunque adesso ci mangiamo qualcosa. Io non ho mangiato niente da ieri sera. Sono le ore? Che ore sono? Quello è un orologio di Emp. Sapete che mi sta cominciando a dar fastidio comunque. È pure storto come orologio. Comunque. Adesso cucinerò qualcosa. Allora, gente, vi svelo un po' di segreti quando state male. Che cosa dovete fare? Prima di tutto, pensate subito che è un momento e finirà. E poi starete bene. Quindi, manteniamo sempre un certo tipo di umore. Seconda cosa, mangiate cose che siano antinfiammatorie, tipo la vitamina C, lo zenzero, il salmone, che infatti mi mangerò adesso. Se potete, limitate cose come il glutine, i latticini, non dovete assolutamente ridurli, però, cioè, non dovete eliminarli, volevo dire, però basta che non vi strafogate. Poi dipende sempre che tipo di dolore avete, che tipo di problema avete. Ai 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 ai. Guardate che bello, ieri mi è arrivato in ritardo questo calendario, che è il calendario astrologico. Oggi è il 31, luna calante in Vergine. Mi piacciono questi calendari con la luna perché così uno si può regolare anche quando era giusto tagliarsi i capelli, quando c'era la luna piena. Comunque molto bello. Poi qua ci sono tutti gli oroscopi. Allora, vediamo Toro, Marte, Battagliere, Urano, rivoluzionano, vi rivolteranno come un calzino. Ah, me ne sto accorgendo.
Una voglia matta di rinnovare tutto, abitudini, spazio, perché no, anche amori. Fortissimi, entusiasmo e energia. Gli altri vi sommergono i buoni consigli, ma voi seguirete il cavallo pazzo dei vostri sogni. Mi piace questa cosa. Contro di voi, a ricordarvi regole e promesse, Saturno e Giove. E Saturno lo sento, lo sento. Il ribellismo così insolito in voi farà pugni con il buon senso. Ma infatti a volte mi viene voglia di fare cose strane, però poi non ci riesco. Cioè, sono così, tra due, come si dice, opposti. Tutto vi apparirà vetusto, scontato, tra futuro e passato ce n'è di mezzo e presente. Se volete poi vi leggo anche gli altri. Ah, che bello, guardate che bello, finalmente il frigo pieno di cibo. Boh, oggi mi sa che mi pappa il mio salmone, ragazzi. Mi devo consolare in qualche maniera. Non lo mangio tutto, però. Faccio anche un'insalatina con la lattuga, poi magari mangerò un paio di uova o un uovo, adesso vedo. No, la cipolla la mangio stasera, perché anche la cipolla è antinfiammatoria. Ecco, gente, alla fine ho fatto due uova, perché volevo un po' più di proteine. Poi mi sono fatta un po' di insalatina, questa. Adesso mi preparo il salmone. Io però, sapete che sono particolare, non lo mangio direttamente così. Prima lo sciacquo un pochino per toglierci il sale, perché altrimenti io non voglio mangiare troppo sale, ragazzi. Ok, gente, l'ho sciacquettato, poi lo faccio scottare un attimo da entrambi i lati. Con un filo d'olio e l'erba cipollina, perché a me le cose crude fanno schifo, per quello che a me il sushi mi fa cagare, non mi piace, insomma. Proprio perché è crudo, cioè mi fa schifo. Invece io così do un po' di caldo, un po' di calore, preferisco, lo trovo più digeribile e mi fido anche di più, sapete che io sono sempre per mangiare cose sicure. Beh, direi che il mio brunch può iniziare. Dire che è venuto carino. Adesso poi mi farò un bel panino, ma manca ancora la mayonnaise light. Ah, questo ragazzi fa anche bene, l'olio di semi di lino. Ha un gusto assurdo, non piace a tutti perché è amaro, cioè ha un gusto molto pungente. Però me lo voglio mangiare un pochino. Guardate che carino il mio super brunch. E oggi non sono riuscita a mettere la roba nei piatti, ragazzi, perché mi fa troppo male la schiena, sono incriccata, non riesco a muovermi. Adesso mangio qualcosa perché ho anche un po' freddo. Che fame. Ciao gente, benvenuti nel video che è sempre lo stesso vlog, ma è il giorno dopo perché ieri stavo KO, cioè veramente KO, avevo tutte le, vabbè, non posso dire, comunque tutte le croci addosso. Questo è Burian che stava leccando la tenda, spero non abbia fatto la pipì sulla tenda. Comunque. Adesso mi vado a fare la doccia. Questi sono i miei vestiti di oggi. Metterò questo vestito comodo di John Bender. I love my blue jeans. Adoro questi vestiti per stare in casa con i leggings tipo, come si chiamano? Calze scure. Col pigiamino lo devo lavare adesso. Qua per adesso è sempre in ordine. Devo ancora togliere tutte quelle cose lì. Perché c'è la colla vinilica? Cioè, vabbè. Tutte quelle cose spariranno e diventerà sempre più ordinato. Devo ancora decidere se lasciare lì le Barbie o no. E poi oggi si ricomincia a riordinare. Non so se fare già oggi lo sgabuzzino, devo fare anche lo sgabuzzino. E poi vedrete lo studio come diventerà nuovo. E boh, siamo arrivati anche a febbraio.